ci ho creduto fin dal primo momento e mi sono impegnato molto per cercare di partecipare a questo importante evento a cui tengo molto, perché già da piccolo svolgevo questa pratica del canottaggio nei nuotodati. Poi dopo, a seguito di un incidente stradale, sono rientrato come nel pararowing. Quindi sempre da piccolo per me è sempre stata una porta socchiusa quella del canottaggio, quindi poi nella fortuna di questo incidente mi si è riaperto questo spiraglio, e quindi me lo tengo stretto e lo coltivo dentro di me e lo porto avanti con il massimo impegno. Ma io penso a un grande appuntamento, una grande concentrazione di energie, forze da parte di tutti gli addetti ai lavori, e vedo una grande macchina organizzativa che si sta muovendo nei minimi dettagli. Parlo di quella italiana perché lo sto vivendo in questi ultimi anni, in quest'ultimo periodo. Massima attenzione da parte delle nostre società di appartenenza, della federazione, del CIP stesso, abbiamo grande attenzione, quindi vedo come proprio un incontro di tante energie positive, una bella sensazione. Cioè, nei mesi invernali alleniamo molto più sulla quantità, poi in questo periodo stiamo diminuendo un po' le ore per cercare di trovare più un lavoro di intensità, però rimaniamo sempre sulle 3 ore, 4 ore in giornaliere, quindi sui 10-12 allenamenti settimanali, quindi un impegno bello duro, tosto e impegnativo. L'obiettivo minimo è quello di riuscire a esprimersi al massimo e non avere rimorsi, oppure uscire dall'ultima palata e pensare potevo fare di più. Questo no, non vorrei uscire con quella sensazione. Poi il risultato è un po' relativo, cioè nel senso che noi aspiriamo al massimo di quelle che sono le nostre possibilità. È un equipaggio quindi di squadra, siamo 4 atleti, 2 uomini e 2 donne con il timoniere, quindi deve essere una combinazione di 5 atleti insieme, quindi ognuno dovrà fare il proprio massimo, e poi sommando queste forze vediamo il nostro risultato finale. Notate che in questi ultimi anni sono uscite molte nazioni e si è molto livellato verso l'alto. Noi diciamo siamo un equipaggio di vertice, perché negli ultimi 3 mondiali abbiamo conquistato 2 medaglie, l'anno scorso la qualificazione, quindi siamo visti anche noi come un avversario da battere, però abbiamo visto sì chi ci arrivava avanti, chi dietro, che siamo tutti in un fazzoletto di secondi. Quindi è importante continuare a lavorare sul nostro programma, sui dettagli, non tralasciare tutto, non tralasciare nulla. E ma io ho sempre avuto un idolo del canottaggio, si chiama Francesco Esposito, che è un atleta a peso leggero di Castellammare di Stabia. Io ero di questa categoria, un atleta da una grande caparbietà, una grande capacità tecnica, a cui ha vinto 10 mondiali, se non di più, ora non ricordo bene. Quando ero piccolo mi aspiravo molto. Poi io sono nato a Castellammare, quindi diciamo all'ombra vedevo allenare i fratelli a Bagnale, quindi sono nato con quella mentalità, con l'umiltà, e questa è poi la più grande dote che è cresciuta.